Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge senza glutine. Oggi siamo qui per provare questi cookies, questi biscotti con gocce di cioccolato del marchio Cerealo, suppongo che si pronuncia così, senza glutine e senza latte, senza olio di palma, eccoli qua. Questa challenge la devo già fare, secondo me un paio di settimane fa, ma tra le varie challenge, tra i vari video, l'ho sempre rimandata, ma era arrivato il momento oggi di farla. Il caldo mi sta letteralmente sfinendo, ma vabbè. Comunque, prima di iniziare, vi volevo dire una cosa, anche perché mia sorella ieri mi ha mandato il link, ci tenevo anche a comunicarvelo qua su YouTube. Avete sentito che ci sono tanti hacker su Instagram, sta succedendo un po' un macello sotto questo punto di vista. Vi consiglio di andare a vedere il video di Andrea, vi lascio il link giù nell'info box, secondo me. Beh, pure lei ha detto fate divulgare questa cosa, ma è vero, divulghiamo al massimo, quindi se vi arrivano link mi può aiutare. La domanda gettonata che fanno sempre, ciao, sto partecipando ad un concorso di influenza, cioè con voto tutto questo, un concorso influencer, cioè vabbè, per favore manda qua, di qui, di là, vota di lì, ti mandano i link e così via. E io direi di provarli, mi ispirano davvero tanto, quindi andiamo. Tutti i video, tutti i prodotti che vedete io li ho acquistati sul sito di EF Store, è molto fornito per quanto riguarda i prodotti senza glutine, ma anche quelli senza lattosio. Ah, ma sono tutti così! No, vabbè! Guardate! Wow, adoro! Dai, non sono male. Però, per i miei gusti, sono un po' troppo zuccherati. Non saranno mai biscotti della Milka, però sono buoni. Anche perché c'è anche da dire, io non ho nessuna intolleranza, quindi non sono allergica al lattosio. Non sono allergica al glutine, quindi per me è anche, diciamo, un sapore nuovo. Però devo dire che non sono male, quindi chi è abituato a mangiare prodotti senza glutine o senza lattosio sicuramente sarà il top del top. Poi adoro quando nelle confezioni si trovano i pacchetti così, perché è buono sia da portare in giro, anche perché tutti gli altri comunque non si sfumeranno mai. Quando avete la confezione ve lo dovete subito mangiare. La colazione è andata, noi ci vediamo direttamente dopo, sicuro con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Allora, avete visto già le clip? Un odore fenomenale. Vi dico già che la pasta mi piace perché l'ho provata prima per un attimo per regolarmi con la coltura. Comunque, della Cereal il sugo ragù vegetale con soia senza glutine. E poi pasta alce nero. Alce nero è un ottimo marchio, io ho provato principalmente le bevande, fusilli di mais e riso senza glutine, vi posso dire che il mais si sente veramente tanto, ma assaggiamo questa combo. Io adoro il ragù vegetale. Non... Mangiando pasta senza glutine? No. Sto mangiando il ragù vegetale? No. Cioè, raga, è buonissimo. Uno mi disse, ma perché fai razzismo sui, ve lo giuro, sui prodotti vegan? Perché io, tipo una cosa del genere, cioè, raga, non è parlare di discrimino, no, mi scrisse proprio perché discrimini il cibo vegan, queste cose qua. Cioè, raga, io quando dico, oh mio Dio, non mi aspettavo che fosse così buono. Perché comunque nel cibo vegan solitamente c'è la soia, eccetera. Io non sono abituata, quindi per me ogni qualvolta che provo un alimento vegan che sia buono, per me è wow. Perché c'è da dire che non tutti sono buoni, ma questo non solo con gli alimenti vegan, ma anche tipo anche con gli alimenti che utilizzo io nel quotidiano, eh. Ci sono prodotti che sono buoni e altri no. Però solitamente non è semplice. Come non è semplice che tutti i prodotti senza glutine siano buonissimi, oppure quelli senza lattosio, assolutamente. Quindi, se
Se a volte mi vedete che dico, oh mio Dio, mamma mia, non mi aspettavo che fosse così buono, non voglio discriminare quell'alimento, ma è perché non mi aspettavo una cosa chissà che, si è sporcato tutto. Brava Giulia! Sono un genio. Ho sporcato la tovaglia pulita. Tutta l'ho sporcata. Bene. Giustamente anche la tovaglia voleva mangiare. Comunque, raga, questa combo è top. Questa pasta ve la straconsiglio. Anche se anche quella della Mulino Bianco. No, scusate, che Mulino Bianco. Quella là di Tremulini, quella lì di Eurospin è molto buona. Vi lascio lo scorso video, quello là senza glutine. Comunque ancora non riesco a trovare le ultime novità, tipo le gocciole al caramello, i baiocchi al pistacchio, il gelato baiocchi, raga, non riesco a trovare un piffero. Ma domani andrò al Conad, quindi speriamo bene. Piena, non so se ci vediamo direttamente dopo con un mini spuntino oppure direttamente con la merenda. Comunque noi ci vediamo dopo. Un pranzo super super promosso. Eccoci qua con la merenda salata. Allora, ho due snack, entrambi ovviamente salate, 0% glutine, mini grissini bio al rosmarino, senza lievito, con olio extravergine di oliva, vegan. Prodotto biologico senza glutine, proviamo. Vabbè, ma come sono belli. L'olio si sente tantissimo, ma veramente tanto. Poi fora bella, gluten free, il salatino al rosmarino. Qua ce ne sono veramente 5, 1, 2, 3, 4, no 6, scusatemi, 6. Qua sono proprio belli. La Philadelphia secondo me sono buonissimi. Wow! I miei preferiti in assoluto. Buonissimi. Sapete perché sono buonissimi? Perché all'interno c'è la fragola di patate. Entrambi molto buoni, solo che questi nulla di particolare, ma questi, mamma mia, sono pazzeschi. Avevano dei puntini rossi, secondo me hanno anche un pizzico di piccante. Non so perché, ma mi ha dato questa sensazione, forse mi sbaglierò, però non ce ne frega perché è buonissimo. Questo è anche molto buono, infatti adesso me lo vado a finire. Davanti alla serie TV, ci stiamo vedendo la serie Stranger Things. Ma direttamente dopo con la cena. Vi posso dire che la mia prima impressione è stata wow, avete già visto tutto. Voglio un attimo assaggiarla perché c'era scritto da mangiare calda, poi vi dico tutto. Ho il freddo addosso, ma non perché non sia buona, è buonissima. Wow! Allora, l'ho farcita con crudo, insalatina e giusto un filo di maionese. Allora, della Cereallo, buoni senza latte, senza glutine e senza uova. Raga, all'inizio ho pensato, perché praticamente una padella antiaderente già preriscaldata, già bella calda per 60 secondi, ho detto vabbè, questa secondo me si sfalderà. Esteticamente sembra proprio tipo una crepe salata più che una piadina. Comunque, vi dico un attimo i valori per 100 grammi, quindi per porzione, perché all'interno ce ne sono due: ha 269 calorie, grassi 7, carboidrati 46, fibre 7,7, proteine 1,7 e sale 1,2. La consistenza è meravigliosa.
Un sapore veramente molto neutro, ma è veramente buona, super leggera. Questa sera sono andata alla Coop, sono andata al centro commerciale, sono andata anche alla Coop perché a parte che mi serviva il latte vegetale per domani perché dobbiamo fare i pancake, ho visto che c'erano vari prodotti della cereale, tra cui anche questo. Anche questa calda, perché se mi è fredda poi diventa un po'... Mia sorella mi porterà mai un bicchiere? Adesso ci sono cadute le cose dentro. Non mi risponderà mai. Vabbè, raga, questa me la bevo dopo. Non voglio dire una stupidaggine, ma se non mi sbaglio, io alla Coppo l'ho vista che costava tipo 3,50 euro. Però io su Yaff Store non l'ho pagata a questo prezzo, ma molto molto di meno. Comunque Yafos è un sito che spesso ha molti sconti, quindi io vi lascio il link. Allora facciamo così, io non ci collaboro, quindi io non ci guadagno niente, quindi a me non mi interessa. Però lo faccio perché sinceramente a volte uno vede un link e dice ok, mo vado a vedere. Vi lascio il link, se riesco a trovare proprio di tutti i prodotti che ho provato, vi lascio il link giù nell'info box. Così se volete andare a dare uno sguardo, perché se non mi sbaglio io questa qui non l'ho pagata 3,50, ma di molto meno. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Allora, io spero che il sapore sia molto molto più buono. Allora, la preparazione non mi ha fatto impazzire, vi spiego anche perché. A parte che il primo si è rotto tutto, il secondo si è rotto tutto, l'unico che è venuto bene è stato questo. Le grammature non ve le dice perché all'interno c'è un barattolo, c'è tipo, sì, ha tipo un bicchiere lungo, con una linea da metterci il latte. Fortunatamente io non ho seguito che c'era scritto, perché se io avessi seguito di riempire tutto fino alla linea con il latte, potevo farci tranquillamente le crepe. Quindi sono andata molto d'occhio, ho trasferito tutto il composto in una ciotola e ho aggiunto il latte vegetale un po' per volta. Diceva di metterlo freddo, io l'ho messo freddo, però secondo me non va messo freddo, ma a temperatura ambiente. Poi all'interno ci ho aggiunto anche, portava un cucchiaio di olio di semi, ho messo mezzo cucchiaio di olio di semi. Però sopra, nel bollino che c'era, che diceva di mettere il latte, non diceva di mettere l'olio. Quindi chi ovviamente non si è andato a leggere dietro, non ce l'ha messo l'olio, perché sopra nelle indicazioni non c'era, perché sopra c'era un bollino. Comunque non lo so, raga, ma non mi ha fatto impazzire. L'odore è tantissimo di nocciola. Andiamo un attimo a provare e poi ci mettiamo il burro d'arachidi di sopra. Perché è profumato? Forse è sto sciroppo di riso. È proprio profumato. Fatemi sapere se voi l'avete provato. No. Non mi piace. Voglio provare il burro d'arachidi Alpaser, suppongo di sì, 100% crema di arachidi organic e vegan. Non mi piace perché è troppo profumato. La nocciola si sente, però è una nocciola molto amara. L'odore devo dire che era molto buono. Si sente proprio un bel odore di nocciola, ma il sapore non ci siamo. Ok, che è un prodotto senza glutine, bla 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 bla, però no. La consistenza di questo burro d'arachidi è meravigliosa. Wow, il burro d'arachidi migliora un po', però non mi piace. Comunque, tutto sommato, però devo dire la verità, questa challenge è andata molto bene. Consigliatemi altri challenge giù nei commenti, sapete che io vi leggo sempre. E quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Io corro immediatamente ad editarlo perché oggi è 7 giugno e alle 14 lo vedrete anche. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!